Warships of the Royal Navy shell the island of Elba 17th June, supporting French landing forces transported from Corsican ports in British, American and French landing craft. Appena sbarcati, questo gruppo di persone, di militari della marina francese, subito a Marciana Marina al porto per salvare prima di tutto il porto, secondo anche per eliminare che avvenissero dei combattimenti nella parte occidentale dell'Elba. Infatti i combattimenti sono avvenuti da Procchio in poi. Io che ero bimbo, insieme a una mia sorella, eravamo un po' scapestrati noi, abbiamo visto i marinai francesi uccidere, sparare a un certo Fritz, che era un tenente delle SS, e lo abbiamo visto morire. Allora, io parlavo benissimo il tedesco perché avevo avuto una Schwester per 4 anni. Questa Schwester è stata uccisa dai tedeschi stessi perché l'hanno considerata una spia quando arrivò alla Spezia, lei voleva tornare in Germania. Vabbè, è un racconto un po' lungo, ma fatto sta che destino ha voluto che questo, che la famiglia di questo Fritz, una signora con la figliola, avevano un negozio di piccicagnolo, insomma, lì a Murnau, Oberammergau, vicino a Monaco di Baviera. Io, siccome non volevo più sentire il tedesco, però nel 1960 ho detto riprendo il tedesco perché amo la poesia di Rainer Maria Rilke, amo la filosofia, e che tradotta quella di Hegel o di Kant non si può tradurre, bisogna leggerla. Bisogna conoscere il tedesco. Il tedesco. Allora sono andato al Goethe Institut di Murnau. Il Goethe Institut mi ha assegnato a me, a mia moglie, una stanza da letto con bagno nella casa di questa signora con figlia. Un giorno, una sera, la signora ci ha invitato a cena. Siccome io avevo i capelli bianchi per lo spavento provato sempre con i tedeschi, mi disse: ma lei ha capelli bianchi così giovane? E ho raccontato di Fritz. E ho raccontato la morte di Fritz. Alla moglie. Accidenti. Puoi crederci, ma dico, il destino ha voluto che fossi io vittima a raccontare come era morto il marito. Lei non lo sapeva, era morto in guerra per lei, ma non sapeva dove e come. Allora la signora si è alzata dal tavolo, è andata nella sua camera da letto e mi ha portato la foto di Fritz. Me l'ha fatta vedere, dico: sì, è lui. Lei si è messa a piangere. Mia moglie, che era una polacca ebrea, era di origini ebree, no, era ebrea mia moglie, che aveva perso tutti i suoi parenti, la famiglia, del babbo e della mamma, nei campi di concentramento. Io sono rimasto un po' teneramente impressionato, ma lei mi ha detto: lascia che pianga, come dire, non le dare conforto. Non... Uno va al cinema e dice: ma questa è fantasia. Una pagina fondamentale per capire certe dinamiche che sono avvenute dopo lo sbarco.
tu vai a Murnau, poi è questo nome del famoso regista, l'espressionismo tedesco. Bravo, bravo. Sì, si assommano, si incrociano continuamente delle cose. E quante cose che ho da raccontare.